Nihan è un'artista fiorentina in attività da diversi anni sulla scena italiana della street art. Osservando le sue opere per i vicoli di Firenze, non è difficile cogliere il messaggio che vuole comunicare. L'essere umano è in perfetta sintonia con la natura, che prende vita in un ambiente fantastico e sembra ribellarsi al cemento e agli schemi sociali. Ma Nihan è anche l'artista che porta la femminilità oltre il razionale. Per le prossime 2 settimane sarà a Foiano della Chiana per un progetto di arte urbana legato al centenario dei fatti di Renzina. E noi della Val di Chiana siamo andati a conoscerla. Vedere murales di artisti di strada a Foiano è raro. Come mai sei qui? Allora, sono qua perché mi è stato proposto questo progetto. Io non conoscevo Foiano, nemmeno i fatti di Renzino, neanche la storia, diciamo, di questo posto. E devo dire che mi sono anche molto appassionata leggendo delle testimonianze e documentandomi un po' sul paese, sui personaggi, diciamo, che hanno fatto la storia poi di questo posto. E in particolare mi sono state proposte queste 2 figure femminili, che anche loro non conoscevo. Una è la Carolina Melacci e l'altra la Cristina Tralci. E devo dire che mi ha appassionato soprattutto il fatto che queste 2 figure femminili abbiano avuto così tanto risalto, soprattutto in un periodo storico in cui ancora meno di adesso le donne non avevano solitamente questa importanza, quindi è molto interessante questo aspetto qui e mi piacerebbe, insomma, valorizzarlo. Per il momento non anticipiamo altro, perché questa sarà un'opera che chiunque, nel rispetto delle normative anticontagio, potrà scoprire giorno dopo giorno. Però vorrei che ci parlassi della tua arte, cosa fai e cosa vuoi comunicare. Allora, diciamo che il mio lavoro si sviluppa in 2 direzioni diverse. Quindi ci sono sia gli interventi strada, per i quali, diciamo, l'obiettivo, diciamo, la cosa che propongo io è cercare di mettere un pochino più di verde, di natura, nelle città dove spesso manca. Quindi diciamo che gli interventi che faccio in strada sono legati un pochino a questo, a far rifiorire dal punto di vista del verde, della natura, la città. E invece un altro aspetto di cui mi occupo è legato più alla femminilità. Mi piacerebbe ritirare fuori un po' l'aspetto della sacralità della donna, non solo in quanto creatrice di vita, ma anche il lato del prendersi cura, dell'accoglienza. Credo che la società in cui viviamo adesso sia fondata su dei principi legati al maschile. Questo non vuol dire legati all'uomo, ma proprio al principio maschile. E credo che ci sia bisogno di riequilibrare un pochino la situazione. Fare street art a Firenze non deve essere affatto semplice. C'è da fare i conti con l'egemonia artistica e culturale dei secoli passati. E inoltre, strade e muri della città sono praticamente opere in sé. Come e dove si inserisce la tua arte e la street in generale? Sì, è vero che Firenze è un po' intoccabile da certi punti di vista. È un po' un limite per gli artisti emergenti che vivono in una città comunque che è riconosciuta per il Rinascimento, che ci ha avuto la sua gloria in quel periodo, quindi per noi artisti che viviamo e lavoriamo a Firenze spesso questo può essere un limite a livello istituzionale, diciamo. Allo stesso punto c'è anche, secondo me, un grande rispetto verso le opere altrui dei secoli passati, diciamo. Quindi il mio approccio, per esempio, nelle strade di Firenze è quello o di andare a intervenire su muri che sono rovinati, che non sono storici, quindi che sono nelle periferie, quindi dove non vai a toccare niente di storico, oppure in alternativa sempre non su muri storici, ma quello che faccio io è attaccare questi disegni dipinti su carta sempre con una colla biologica che è fatta di farina, acqua e zucchero. Quindi diciamo che in ogni caso non vado ad aggredire il muro con un po' di acqua calda, diciamo, può essere sempre rimosso. Quindi dal mio punto di vista ci deve essere sempre il rispetto del posto in cui si è e intervenire artisticamente sempre nel rispetto anche degli artisti che ci sono stati nel passato. Nihan dipinge soltanto? No, diciamo che principalmente dipingo perché da lì è nata, insomma, la mia passione, però mi piace sperimentare altre cose, quindi
Ultimamente mi sono messa a cucire, quindi sia a fare quadri con patchwork di stoffe, oppure a cucire vestiti che poi dipingo. Faccio anche laboratori per bambini, sia nelle scuole che insomma vari tipi di occasioni, sia laboratori di pittura murale per bambini, ma anche laboratori su riciclo creativo, perché un'altra cosa che mi piace sperimentare è riguardo appunto il riciclo. E niente, quindi diciamo che non solo dipingo, ma mi piace sperimentare insomma in varie direzioni. Bene, allora a questo punto ti lasciamo lavorare, con la promessa però di rincontrarci tra qualche giorno per vedere a che punto è l'opera. Va bene, grazie.